Io lavoro da quando sono arrivata a Roma, quindi da quando ho iniziato la mia formazione con gli adolescenti, con i genitori e con le famiglie, ma soprattutto sono a contatto con loro ogni giorno, come diceva appunto Giancarlo, a 360 gradi, sia in ambito appunto peritale che in ambito clinico, che in ambito formativo all'interno delle scuole. E sono una persona che va fisicamente e lavora con loro quando può e quotidianamente. Quindi credo di conoscere molto bene questo mondo e le problematiche appunto adolescenziali proprio perché le tocco con mano ogni giorno. Non bastano i libri per poter dire determinate cose, perché bisogna avere un contatto diretto con loro e saperli ascoltare, ovviamente contestualizzando in base alla loro età. Per questa ragione, prima di parlarvi degli adolescenti disconnessi, e vi spiegherò perché ho voluto chiamare il convegno così, vi volevo far spiegare direttamente da un adolescente chi sono gli adolescenti connessi. Vieni, Ginevra. Buongiorno, intanto ringrazio Maura Manca per questa opportunità. A ognuno di voi sarà capitato di guardare un ragazzo e criticare l'uso che fa del suo telefono, perché sta lì con la testa china da più di un'ora invece di, che ne so, leggere un libro, o perché non lo lascia un secondo e tutto quello che fa è accompagnato dal telefono. Ma quello che la maggior parte di voi non riesce a vedere è qual è il ruolo effettivo che questo oggetto ha nelle nostre vite. Il telefono non è per noi solamente uno strumento che ci permette di essere connessi a internet per cercare una strada o una ricetta o una notizia non avendo appresso il giornale. È il nostro modo di comunicare, attorno al quale costruiamo dei rapporti che sono dei rapporti reali, non semplici chat e scambi di faccine. La maggior parte di noi non fa un uso ossessivo, distorto del telefono, come molti di voi possono pensare. Certo, avendo la possibilità di accedere a qualsiasi tipologia di sito internet, una presenza da parte dei genitori, almeno fino ai 14-15 anni, è necessaria, è molto importante, ma le ore che noi passiamo con questo in mano sono l'equivalente del tempo che voi avete speso ascoltando la musica o andando al parco o stando in piazza con gli amici. Non sono ore sprecate a fare niente, sono il nostro modo di relazionarci con la quotidianità con la quale abbiamo a che fare tutti i giorni. Io credo che meglio di lei, appunto, di loro, non potessero spiegarlo. Questo è molto importante. Vedete che sorridevano quando nessuno di noi adulti, non nativi digitali, si è alzato o ha parlato col telefono. Lei sì, ma semplicemente per quello che diceva, senza neanche rendersene conto che è venuta qui. È proprio uno strumento quasi a volte contenitivo sotto tanti punti di vista. E vi faccio sorridere anche quando le ho proposto, ci siamo interscambiate sul tema, appunto, che assolutamente ha scelto lei. Io ho dato libero, perché io faccio parlare, lo dico sempre, do voce ai ragazzi, perché è giusto che sia così. E le ho detto, guarda che andiamo anche in diretta su YouTube, andiamo in diretta su tutti i social network. Mi ha fatto molto ridere e mi ha detto, guarda che forse sarà un problema per te, non per me. Questo è assolutamente l'aspetto secondo me fondamentale, infatti ho sorriso tanto perché loro sono nati con i social network, vivono, è la loro normalità, non gli spaventa avere un'utenza importante o comunque il filtro, anche il giudice del social network è quell'occhio. Siamo forse noi adulti che non siamo abituati da questo punto di vista.